per l'Angeco Eco del Calamese che batte 3-0 al Palamarconi la formazione dell'Itcom Messina e conferma la seconda posizione in classifica, un risultato insperato all'inizio della stagione. Allora, Rino, facciamo un primo bilancio di questa regular season. Beh, sicuramente per quanto ci riguarda è un risultato veramente eccezionale perché stavo guardando qui le squadre che abbiamo lasciato dietro, praticamente ci sono tutte squadre di grande blasone, di grande esperienza, con organici nettamente sulla carta più forti del nostro. Noi non dimentichiamo che siamo una doppia neopromossa, per cui ci siamo praticamente avvicinati a questo campionato in punta di piedi, con molta umiltà, con molta tranquillità. All'inizio stagione tutti ci dicevano che avremmo fatto, diciamo, una breve comparsa. E il nostro doveva essere solo un problema di quanti elmetti ci dovevamo mettere in testa per far sì che uscissimo subito da questo campionato. Invece credo che per gran parte della stagione abbiamo meritato il primo posto che abbiamo raggiunto fornendo delle prestazioni veramente notevoli sia in casa che fuori e abbiamo vinto veramente delle partite contro avversari di grande spessore e siamo veramente soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare con una squadra, ripeto, fatta in corsa, fatta senza esperienza da parte nostra, però questa squadra piano piano è andata plasmandosi, è andata sempre migliorando determinate qualità e quindi non soltanto sulla grinta, sul carattere, ma proprio dal punto di vista proprio della tattica di gioco, siamo riusciti a essere i migliori in alcuni fondamentali in senso assoluto. E purtroppo non siamo riusciti nella promozione diretta, ma perché abbiamo incontrato sicuramente un Pontecagnano che era stato strutturato, su cui avevano speso tanti soldi, per cui meritatamente loro sono arrivati primi. Però diciamo che è bello guardare dietro e trovarsi tante squadre che stanno a tantissimi punti di distanza da noi, per ora siamo contenti così. Allora, chiusa questa prima parte della stagione, si inizia subito con i playoff perché si gioca domenica prossima. L'Angeco Ecotec arriva a questi playoff con la migliore griglia tra girone C e girone D, quindi giocherà la prossima partita, la prima dei playoff in casa qui al Palamarconi. Questa volta si giocherà di domenica alle ore 19 e si gioca con Ancona. Trevi non è riuscita nell'impresa di battere